Io vorrei subito parlare del Morlacchi, perché quest'anno è la seconda tranche, giusto? Sì, iniziamo i lavori in luglio dopo Umbria Jazz e contiamo di finirli primi di ottobre, quindi inauguriamo la stagione il 29 con il teatro restaurato, speriamo per i prossimi 100 anni. Secondo me sarà una bella stagione, l'anno scorso è stata bellissima, speriamo che vi piaccia. Ci sono grandissimi artisti, da Gassman, da Piovani, a Giselle con San Pietroburgo e il balletto. Sono molto contento perché l'anno scorso la stagione è stata bella in tutta Umbria e voi sapete che il nostro è un teatro regionale, anche se questa sera qui presentiamo il Morlacchi. Ma trovo dei grandi artisti, Marco Re, Modio Vadia, quindi penso che sarà una bella stagione, ma questo sta a voi giudicare. Quattro produzioni? Sì, facciamo quattro produzioni che gli ultimi anni sono andate bene, il Maestro e Margherita sta avendo un grandissimo successo, siamo contenti che è al Piccolo di Milano, cioè, è un momento veramente buono per il nostro teatro, sia sotto il profilo economico perché non abbiamo debiti, e sotto il profilo di prodotti siamo riusciti a costruire delle belle opere. I giovani. Beh, i giovani umbri stanno come spettatori, voi sapete che il nostro teatro è tra i teatri che hanno il più giovane pubblico. Poi abbiamo invece questi giovani artisti che sono una ventina, di cui tre o quattro incominciano ad essere di grande qualità. Questa è la cosa che ci affascina, devo dire. È stata una grande palestra perché è un dato di fatto, sono nati e cresciuti diversi grandi artisti in Umbria. Oramai siamo di riferimento in tutta Italia, forse anche un passo più là delle Alpi. Ma sai, io credo che la nostra Italia è un paese meraviglioso. La nostra Umbria, ho avuto questi tre giorni ospiti Jeff Bezos e di Amazon e otto amici della Silicon Valley, mi sono reso conto qual è il valore speciale della nostra terra, delle nostre menti, della nostra regione. Quindi io vedo un futuro molto speciale per la nostra terra. Che sensazione, possiamo chiederle qualcosa a margine, che sensazione ha avuto dopo queste elezioni che ci sono state? Ma io ho questa sensazione, che noi dobbiamo ritrovare il coraggio di trattarci con un po' più di educazione. Se ho il pensiero completamente opposto del tuo, se te lo dico con garbo, con educazione, probabilmente tu ascolti e poi abbiamo un pensiero diverso. No? Dante dice il modo ancor mi offende, io aggiungo il modo ancor mi onora. Cioè, io credo che dobbiamo ritrovare, discutevamo con Jeff Bezos, con questi ragazzi, anche dei modi. Perché sono i modi che fanno la differenza, siamo arrivati a dei livelli un po' intolleranti, non sopportiamo, la connessione ci ha reso un mal dell'anima forte. Ecco dove io credo che ognuno con la propria idea, la propria posizione, deve tornare ad esprimere il concetto con garbo. Il mio amico Maurizio Oliviera è stato eletto magnifico rettore, mi ha chiesto, dice, ma come faccio la campagna? Dico, Mauri, guarda, io penso questo. Io penso che tu devi avere il coraggio di essere garbato, educato, gentile. Poi se vinci, ben per te, avremo un magnifico rettore giovane. Se non vinci, sei sempre una persona corretta, educata, gentile, carina, che ha espresso la sua visione sull'università, ma con dei rapporti leggermente migliori. L'ultima battuta. Sì. È molto cara a lei la storia di Benedetto, è molto cara a lei Norcia, le zone terremotate. Qui si sta dormendo un po', lei è pronto? Sì, no, diciamo che la torre possiamo dire e sperare di suonare le campane a Natale. Il teatro abbiamo slittato il restauro, ma credo che possiamo iniziare verso luglio, significa che a fine anno potremo essere a buon punto. Certo, è un po' più lungo del previsto. Tanta burocrazia, vero? Sì, ma questo è un po' Io vivo e voglio vivere, lavorare nel mio Stato, nella mia Italia, pensando che comunque chiunque è una sorta di custode pro tempore, dal politico al magnifico rettore all'imprenditore. Ecco,